Cari amici, buongiorno, benvenuti al nostro incontro. Dunque, oggi vorrei tornare un po' indietro e fare un assetto assolutamente old, perché pensavo che intanto è un classico, un assetto classico da utilizzare con un'altra polvere classica che è la Sipe, e che è utilissimo perché è pensato nel periodo di aperture, quindi settembre-ottobre. La cosa bella di questo assetto è che può essere utilizzato praticamente, dato che è un 34 grammi e mezzo, un po' per tutto quello che si caccia in quel periodo, sia col cane da ferma, quindi sulla, che so, sulla quaglia, che con i cani a seguito, quindi sul coniglio selvatico, può essere una prima canna, una seconda canna di recupero sulla quaglia. O anche volendo sulle tortole o sui colombacci come prima canna. È un ottimo assetto, è provato per quel periodo dell'anno e soprattutto può essere realizzato anche da chi non dispone di attrezzature per fare la stellare o qualcosa di più complicato. I componenti sono assolutamente classici, quindi abbiamo un bossolo in cartone innescato con 686, e abbiamo il cartoncino sopra polvere catramato. Abbiamo la borra in feltro e poi gli spessorini in zucchero che saranno necessari per arrivare all'altezza giusta. Bossolo da 70. Chiuderemo il tutto con questo dischetto autodisintegrante. Ok, vediamo un pochettino come procedere. Quindi accetto assolutamente classico. È una di quelle cartuccine che secondo me conviene preparare da portarsi all'apertura e da sparare con la doppietta o anche con gli semiautomatici stessi. Vediamo un po'. Tanto per cominciare la nostra sipe. La sipe, vi ricordo che fino ad ora è sempre stata una polvere facilmente reperibile. Ora purtroppo mi sono arrivate notizie che diventerà un po' più difficile da reperire. Ma spero che non sparisca perché sarebbe veramente un peccato. Comunque sia, le alternative non mancano, ma secondo me come la SIP ce ne sono poche. E dose di 1,55 al solito. Sarebbe veramente un peccato. Oh, questo assetto è carino perché oltre a essere con i componenti che potevano usare anche i nostri avi 60-70 anni fa, è provato ed è molto efficace, quindi non tramonta mai. Veramente bello, perché a canne strette poi con forature 18,3, 18,4, secondo me è eccellente. Classico odore della sipe. Ok ragazzi, sto cercando di portarla a pari, queste sono fasi che noi già conosciamo, al solito ho controllato. Questo è un vecchio bossolo, che secondo me per questo tipo di cose sono i migliori, perché hanno una migliore tenuta rispetto ai bossoli nuovi, in cartone, che era innescato con degli inneschi antichi non più reperibili oggi, che io per sé poi non volevo cambiare perché non mi fido tanto di questi inneschi vecchi. Ecco, mettiamo il cartoncino nero, che erano a differenza, che non erano il noto 6,45 che noi sappiamo, era un pochettino più più largo. Questi erano un po' più stretti agli attuali, quindi per poter compensare ho dovuto forzare un pochino, ma forzando, ho potuto entrare facilmente anche l'innesco questo, quello di ora, il sotto 6. Ho dovuto forzare un poco con la pressina. Dunque, ragazzi, la Hyper non si carica mai pressandola, va appoggiato. Quindi, infatti, ho calato fino ad appoggiare senza sforzare più di tanto. E lo stesso dovremmo fare con la borra in feltro. La infiliamo e la facciamo scendere fino ad appoggiarsi sul cartoncino senza pressare più di tanto, deve essere appena appoggiata.
Ok, cartoccia molto rapida da preparare. Non ci sono preparazioni particolari, non ci sono accorgimenti da utilizzare o cose particolari, se non, come ho detto io, di non calcare troppo. Vediamo un po'. 30. E mezzo. Chiaramente utilizzare il piombotto che in quel periodo per quella caccia lì è l'ideale. Ovviamente potete utilizzare anche il piombo più piccolo, se lo volete usare per le quaglie potete utilizzare il 10, per il coniglio l'8 va più che bene e anche per la tortora penso che l'8 vada bene. Chi vuole una prima canna per tortora con un bacio, specialmente in un periodo in cui i primi giorni non sono particolarmente spaventati e gli si può sparare a distanze medio lunghe. Questa cartuccia può fare bene come prima canna. E sul coniglio selvatico secondo me è perfetto, è veramente un'ottima prima canna, a meno che non vogliate sparare proprio mezzo ai piedi. E allora, per prima cosa vediamo un pochettino così com'è, a che altezza arriviamo e da lì ci regoliamo sullo spessore. Dunque, potete vedere, ci sono almeno, almeno penso io, un 20 mm di spazio libero. Quindi io compenserei con due sugherini. Sì. Ognuno di questi sugherini è largo 4 mm, quindi sto mettendo praticamente 8 mm di sugherina in totale. Perfetto, vediamo come si muove. Perfetto, come avevo calcolato io, vedete? Stiamo lasciando all'incirca dai 5-6 mm di bossolo libero. E questa è la dimensione giusta per poter fare un buon orlo tondo, come avevo preannunciato. Mettiamo l'autodisintegrante, anche se le nostre ave avrebbero messo un cartoncino in carto bianco. Ma questa mi piace di più, così si vede un pochettino la collina di piombo. Ok ragazzi, questo è il risultato. Non ci resta che procedere all'orlatura. Dunque, dunque, per l'orlatore ho voluto tirare fuori l'intramontabile Diana, orlatrice manuale da tavolo, che qualunque caricatore può comprare facilmente a basso prezzo. Perfetto. E a me piace moltissimo l'orlo che ne viene fuori col Diana, guardate un po'. È orlata perfettamente a 65 mm. Controlliamo che non ci siano movimenti, va bene. 65 mm di bordo. La cartuccia è perfettamente pronta e chiusa. È pronta per essere sparata. Ok. Anche per oggi è tutto. Questa è una cartuccia che vi consiglio di preparare per chi vuole avere una cartuccia tuttofare e magari vuole divertirsi a fare un caricamento old. Sono graziose da portarsi dietro, sono molto efficaci, sono prime canne d'apertura eccellenti. Ok,
Ok, ragazzi, arrivederci alla prossima. Ciao.